Il tema della riforma del sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie in Regione Liguria è stato al centro dell'incontro di questa mattina tra l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e i sindaci dei comuni dello Spezzino. Un'occasione di confronto e ascolto con la vicepresidente regionale che ha già incontrato i sindaci delle altre ASL. Nella nostra regione la parte relativa alle autorizzazioni non è così stringente, così serrata e non è così corrispondente a restituire in termini di qualità servizi ai cittadini. Non che quello che oggi c'è sul territorio non debba far stare tranquille le persone, certamente siano tranquille, però il percorso autorizzatorio non garantisce all'interno del percorso una valutazione dei requisiti prima del rilascio dell'autorizzazione, quindi occorreva fare una rivisitazione mantenendo la centralità della competenza ai comuni e facendo intervenire la struttura ALISA nel percorso di autorizzazione per verificare i requisiti standard di sicurezza e qualità in sanità. Sono emerse delle perplessità o delle difficoltà? Beh, diciamo che non c'è un atteggiamento di chiusura da parte di nessuno, dei sindaci. Il Comune della Spezia ha posto una serie di puntuali problemi che saranno poi dopo sottoposti alla Regione con una nota di una memoria specifica, però mi pare che diciamo che da questo punto di vista ci siano tutte le condizioni per trovare delle possibili intese. Tra i vari punti sollevati dai primi cittadini anche la questione salute mentale. È richiesta una maggiore, come dire, strutturazione, organizzazione, maggior personale per far fronte ad un servizio che è un servizio, come dire, appunto, che riguarda purtroppo tantissimi casi, tantissime famiglie, tra l'altro con una problematica in forte crescita sotto vari punti di vista, anche quelli che riguardano l'infanzia e gli adolescenti. Per cui insomma, ha fatto piacere che i sindaci abbiano voluto oggi mettere al centro della discussione proprio questo tema. Spazio poi alle perplessità e alle domande dei sindaci sui servizi territoriali, sugli ospedali, sui sistemi di accreditamento e sulle novità introdotte dalla Regione per rinnovare il sistema sanitario ligure. Che sanità si immagina per i prossimi anni? Ma una sanità sicuramente che vede da un lato tutta la burocrazia spostata a livello di governance regionale, lasciando e liberando risorse sia umane che finanziarie ai territori attraverso le ASL.